We have with us Silvia Tessitore, an Italian journalist who has written a book on the Twin Tower tragedy. The book is in Italian, so we will have a conversation in Italian, so please stay with us. Buongiorno, piacere di essere venuta qua. Piacere mio e grazie dell'invito. È la prima volta che viene negli Stati Uniti? No, è la terza volta che sono qui negli Stati Uniti, sì. E le due prime volte è venuta proprio per il fatto del libro? Esatto, sì, i primi due viaggi nel 2005 e nel 2006. Il primo in modo particolare è stata l'occasione per incontrare molte persone che hanno assistito, che quindi sono state testimoni o che sono sopravvissuti ai fatti dell'11 settembre. Prima dell'11 settembre parliamo un po' di lei. Lei è giornalista? Sì. C'è una specializzazione? Cosa fa? Segue le notizie oppure... Io invece... da 15 anni a questa parte sono diventata editore e quindi mi occupo di editoria, pubblico libri con la mia piccola casa editrice che si chiama Zona in Italia. Sono nata come cronista, ho iniziato negli anni primi anni 80 lavorando per le radio libere che allora c'erano in Italia. E poi ho collaborato a lungo con Paese Sera, il quotidiano che probabilmente molti italiani ricordano, e con varie altre testate radiotelevisive e della carta stampata. Mi parli un po' della Zona, è una casa editrice privata? Come... Sì, siamo una piccolissima casa editrice, siamo nati, anche se ormai dopo 15 anni di lavoro abbiamo circa 500 titoli in catalogo, quindi ormai abbiamo una discreta produzione. Sì, abbiamo fatto un grandissimo sforzo fin dall'inizio per riuscire a mettere in piedi un catalogo, insomma, di una certa... Tutto lavoro originale? Tutti i lavori originali, tranne in qualche caso traduzioni di lavori che arrivano dall'estero, anzi colgo l'occasione di questo incontro per citare un paio di iniziative che hanno direttamente a che fare con il territorio americano. Tra le nostre molte collane, tra le nostre molte pubblicazioni c'è una collana, una series dal titolo Atlantis, scritture italo-americane. Ah, bravo. Che è diretta naturalmente dal professor Peter Caravetta, che probabilmente lei conoscerà, è una collana con la quale stiamo cercando di portare all'attenzione del pubblico italiano opere di scrittori italo-americani di seconda, terza o quarta generazione, insomma. Saranno comunque... in traduzione, credo. Sì, abbiamo già pubblicato due lavori e per la verità si tratta di una traduzione di un romanzo, il primo romanzo pubblicato da Anthony Valerio qui negli Stati Uniti nel 1982, il titolo originale è The Mediterranean Runs Through Brooklyn, e noi l'abbiamo tradotto in italiano con Brooklyn Mediterraneo. E il secondo invece, cosa della quale vado particolarmente orgogliosa, è un saggio scritto da una docente dell'Università della Calabria, il suo nome è Margherita Ganeri, e riguarda Hélène Barolini. Ah, è il primo saggio, neanche negli Stati Uniti esiste ancora un saggio su Hélène Barolini. E mi dica, lì in Italia è difficile pubblicare, cioè la Zona è nata per necessità o mancanza di case editrici o la difficoltà di pubblicare in Italia? È un problema come lo è qui oppure meno? Dunque, noi per la verità quando 15 anni fa siamo nati con un progetto tanto ambizioso quanto difficile da realizzare, perché per la verità noi siamo nati 15 anni fa per produrre poesia, che è un genere in Italia completamente fuori mercato, cioè un genere che veramente non ha mercato. In Italia tanti scrivono, ma pochi leggono, purtroppo. E la poesia, anche qui. Il mondo moderno, ma sicuramente la poesia è dal punto di vista del mercato il genere più penalizzato, insomma, quello comunque meno battuto. No, siamo nati per passione, dalla poesia siamo passati a una serie di linguaggi, come dire, molto prossimi a quello della poesia, come per esempio quello della canzone d'autore. Abbiamo avviato tutto un lavoro di ricerca. Sì, però la difficoltà di pubblicare in Italia, c'è grande difficoltà, le case editrici sono poche oppure selezionano... Le case editrici sono tante, ma sì. Le case editrici piccole come la nostra devono necessariamente fare di necessità virtù, perché dal momento che abbiamo budget limitati
non possiamo, come dire, fare i mecenati, non possiamo aprire le porte a tutti, dobbiamo selezionare dei progetti intorno ai quali spendere le nostre energie, selezionando ovviamente anche quelli che sono gli autori da pubblicare. È difficile pubblicare in Italia semplicemente perché, a mio giudizio, in Italia si pubblica troppo rispetto a quello che è il mercato. Sì, no, io sono dell'opinione che in Italia noi pubblichiamo troppo e troppe cose che non servirebbero a nulla, detto proprio in tutta franchezza. Non c'è un futuro. No, cose per le quali non c'è un futuro, ma in questo momento, in modo particolare da gli ultimi 15-20 anni a questa parte, noi soffriamo in Italia l'assoluto monopolio dei grandi gruppi editoriali che praticamente c'è questo assoluto. È assoluto e non si capisce perché in tutti gli altri settori dell'economia c'è l'intervento dell'antitrust o comunque di un'autorità che in qualche modo si occupi di capire perché c'è monopolio rispetto a certe posizioni di mercato, ma nell'editoria questo non succede. E in questo momento, negli ultimi 15-20 anni in modo particolare, il monopolio delle grandi case editrici è diventato schiacciante e loro si spartiscono il 90% del mercato e 500 sigle editoriali più o meno grandi come la nostra si spartiscono quel che resta, quindi più o meno le briciole, insomma. Beh, allora adesso passiamo al suo libro, sì, che è un libro molto simpatico, anzi a grazie, volte commovente, perché dà delle storie, si rivive le storie dell'11 settembre. E volevo chiedere come è nata questo progetto o l'idea di scrivere questo libro. È nata da un'urgenza molto personale, devo dire. Sono stata particolarmente toccata e coinvolta dai fatti dell'11 settembre. Per una serie di ragioni che tra l'altro in questo libro non sono contenute, quindi se mi permetterà gliele racconterò. Non tante, perché sennò non si parlerà sul libro. Comunque. No, certo. No, io avevo un sogno prima dell'11 settembre, che era quello di venire a New York, visitare la città, ma soprattutto salire sopra le torri. Adesso mi dire il fatto del mai più. Esatto, sì. Purtroppo quel giorno io mi sono trovata di fronte a un'evidenza, avevo rinviato per tutta la mia vita l'idea di poter venire qui a New York e di coronare questo sogno. E quel giorno i fatti che accaddero l'11 settembre mi hanno messo di fronte all'amara realtà che talvolta oltre la nostra volontà può accadere qualcosa nella nostra vita che ci impedisce definitivamente di realizzare i nostri sogni. Andiamo un po' indietro, perché questa volontà o desiderio di venire a New York? Sarà stato per la cultura, sarà stato per la lettura, sarà stato perché ha famiglia qui a New York? No, non ho famiglia per qui a New York. Per quale ragione ha sentito questo attaccamento con New York o ha sentito la tragedia, l'emozione così grande? È un attaccamento che dura fin da quando ero bambina, perché a casa mia arrivava mensilmente, quando io ero appena una ragazzina, selezione del Reader's Digest, che era l'edizione italiana della celeberrima rivista americana, e ogni mese arrivava in casa questo volume che conteneva estratti di romanzi, novelle, ma anche molti articoli che riguardavano l'attualità. È la storia molto, molto positiva dell'America, se la storia, l'aspetto. Esatto, e io ho memoria, e lì è iniziata la mia passione, di quando in un numero che arrivò, ed erano i primissimi anni 70, si parlava del progetto delle Torri Gemelle. Ero bambina, avevo una grandissima passione per la lettura, quindi non appena arrivavano questi volumi del Reader's Digest io li divoravo. Ma era conscio del fatto che era un libro americano? Assolutamente sì. Si leggevano storie americane? Assolutamente sì, era un regalo di una zia che aveva lavorato come Croce Rossina nella Seconda Guerra Mondiale al fianco delle truppe americane e che quindi aveva voglia e desiderio di trasmettere ai nipoti e a tutto il resto della famiglia questo amore che lei aveva per l'America e devo dire che nel mio caso ci è riuscita. Però lei anche nel libro parla a volte sulla letteratura americana. Credevo che fosse invece l'aver letto i libri. No, è anche questo. Questo succedeva quando avevo 10 anni, ma poi sono cresciuta con gli scrittori americani.
L'America è sempre stata per me un grandissimo punto di riferimento qui negli Stati Uniti, ma in modo particolare nella città di New York. Crescendo ho capito che succedeva esattamente tutto quello che a me piaceva. Gli scrittori più grandi erano qui, gli artisti della canzone più grandi erano qui, e quindi questo amore è andato crescendo fino al punto che io conoscevo questa città forse prima di conoscerla davvero. Ho capito, lei parla un po' di Gatsby. Sì, The Great Gatsby. È un libro favorito oppure hanno menzionato semplicemente per parlare di eleganza, di moda americana? No, è il libro che mi ha conquistato definitivamente all'amore per questa città. E tra l'altro devo dire che ho fatto una scoperta proprio venendo qui, e questa cosa mi ha molto sorpresa, perché io mi sono sempre chiesta dove fossero West Egg, East Egg, cioè i due punti, le due zone, le due isole a forma d'uovo. Quindi era molto interessata prima, che da infatti la voleva avevo vedere. Avevo 12 anni quando ho letto per la prima volta The Great Gatsby. Desiderio di visitare le due torri. Sì. E parlando, andando sul titolo qua, e dice 11 in September. È un po' intrigante la fare perché 11 in September. E poi è anche un titolo in inglese. Invece quando apre il libro è in italiano. È in italiano, certo. Ambedue le lingue, perché questa ambivalenza? Il libro è diretto agli italiani oppure? Sì, assolutamente diretto agli italiani, perché è in lingua italiana, quindi non potrebbe essere diversamente. Ma il titolo è nato praticamente quasi da solo. I personaggi che appaiono in questo libro sono esattamente 11. Casualmente, del avrebbe tutto potuto casualmente. Fare 12, 15. No, del tutto casualmente. L'impianto sono stati sul quale ho lavorato prevedeva appunto 11 figure, 11 personaggi che si intrecciano all'interno di questo libro, e quindi mi sembrava quasi fatale, diciamo, sì, così, dover giocare con la data. E il sottotitolo dice invece storie dall'11 settembre. Quel dal è vuol dire a partire dall'11 settembre in poi, oppure no, ci sarà una dal sequenza? Dal giorno dell'11 settembre. In questo caso, come dire, ho utilizzato l'11 settembre come una sorta di topos, di luogo, quindi dall'11 settembre, da quello che accadeva l'11 settembre. Il libro tratta dell'11 settembre. Esattamente, sì. Tratta dei Pensavo miei viaggi alla ricerca avrebbe, dei testimoni. Avrebbe seguito con altre storie, cioè cominciare dall'11 settembre in poi, però il libro rimane sul giorno 11 settembre. Ma guardi, le devo dire, io fatalmente mi trovo con questo lavoro. Il mio lavoro precedente riguardava un'altra torre caduta, ed era la Torre dei Georgofili a Firenze, che fu abbattuta nel 1993 dalla mafia, quando portò il suo primo attacco sul continente. E lei ha scritto un libro sulla mafia, sì, proprio su questo argomento? Sì, si chiama Diario della paura, ed è la storia dei tre attacchi che la mafia portò in Italia, sul continente, nel 1993, e che rappresentano, insieme alle stragi di Falcone e Borsellino nel 1992, il prosieguo di quella, noi lo chiamiamo in Italia il biennio di sangue, la strategia della tensione che in quel biennio fu. Io le devo dire qualcosa molto personale, ho avuto l'occasione di conoscere Falcone. E lei è un uomo molto fortunato. Sì. Allora, questa storia semplicemente comincia, però non vuole suggerire che questo sia stato un attentato mafioso. 11 in September non ha niente a che vedere con il mio libro quella precedente, torre in se Italia. Non una questione di torri. Sì. Come dire, sono nata giornalista, sono nata cronista, e quindi ho particolare probabilmente propensione per tutto ciò che riguarda la cronaca e l'inchiesta. E mi dica, il fatto della lingua, certo lei ha usato delle espressioni in inglese perché è giornalista, ma in Italia la lingua, cioè l'inglese, fa parte della cultura italiana ad oggi, oppure sono io che mi sbaglio? Perché vado in Italia e la radio usano canzone, musica americana, tutto è americanizzato. Mi sbaglio? Ma non la lingua. No, noi dall'inglese abbiamo sicuramente mutuato tutta una serie di espressioni che ormai sono entrate nel linguaggio corrente, specialmente per quello che Ma riguarda... Ma io vedo sempre più, non meno...
è parte della cultura italiana oggi che c'è questo americanismo o non crede? Ma io non so se oggi possiamo parlare di un vero e proprio americanismo. Oggi innanzitutto, vabbè, tutto quello che... Dalla guerra mondiale in poi si è americanizzata, non l'Italia ma anche l'Europa. Sì, ma negli ultimi 60 anni, 70 anni sono successe molte altre cose dopo la seconda guerra mondiale, nel senso che ormai viviamo in una società che permette un livello di comunicazione a livello globale che fino a 20 anni fa erano assolutamente inimmaginabili. Noi adesso utilizziamo internet e la gran parte dei contenuti che viaggiano sulla rete viaggiano in lingua inglese. Chi non è in condizione di poter gestire minimamente la lingua inglese si troverebbe in forti difficoltà. L'Italia è un paese molto arretrato sul piano linguistico, perché oltre ad avere forti problemi con la sua lingua madre, con l'italiano, che in questo momento è in una situazione di grande difficoltà, forse anche per la grave crisi che affronta l'istruzione pubblica, noi italiani purtroppo siamo famosi nel mondo per non essere dei campioni per quello che riguarda l'apprendimento delle lingue straniere. Parlando della lingua del libro, una frase mi ha colto, parlando dell'aereo, quando lei prese l'aereo per venire qui a New York, usò la parola vescica per indicare il serbatoio. Corpo. Il serbatoio o il corpo del... No, il serbatoio, una vescica da 90.000 litri è la capacità del serbatoio dell'aeroplano. Io invece avevo capito il fuselage dove si sia dietro. No, non è la fusoliera, è il serbatoio. Ecco, adesso sono io che ho interpretato male. No, era curioso perché usando la vescica si riporta a parole naturali, certamente, anche di una cultura un po' arretrata, come stava dicendo lei. Il fatto di usare una vescica invece di usare un tubo o qualcosa del genere, serbatoio. La parola vescica richiama immediatamente un livello di materialità e di corporeità che non è assolutamente basso, diciamo così. Ma un serbatoio pure sarebbe stato uguale, no? No, l'immagine che ne viene fuori secondo me è molto diversa. Sì, è diversa. Che certo. Si parli di vescica o che si parli di serbatoio. Io sono un'appassionata del linguaggio uso molto spesso le metafore, quindi ovviamente in questo caso mi interessava rendere l'immagine da un punto di vista molto più forte simbolicamente. E allora, come è successo questo? Lei è venuta qui per intervistare casualmente 11 persone che erano all'interno. Variamente coinvolte, variamente coinvolte nei fatti. Due si trovavano esattamente all'interno delle torri, una dentro la Torre Nord e un'altra dentro la Torre Sud. Tutte quante le altre hanno assistito a quello che è accaduto quel giorno, solo in un caso, nel caso della lettera che introduce la visione dei Peter fatti. Garavetta, professor Vito. Sì, esatto, Garavetta. La lettera che io ricevetti il giorno dopo, sì, ci conoscevamo già da un po' di tempo e io il giorno dopo ricevetti questa lettera perché naturalmente io, come tutti i suoi amici, si interessano. Non appena successi i fatti ci mettemmo immediatamente in contatto con tutti gli amici, tutte le persone che conoscevamo a New York per sapere se stavano bene, se tutto andava bene. Lui il giorno dopo mandò a tutti i suoi amici questa lettera che io ho ripreso perché rappresenta la prima e più completa visione dei fatti, seppure da una certa distanza. Sì. Perché lui la racconta dal Queens, da lontano. Per poi via via avvicinarci, diciamo così, al luogo dei fatti attraverso le testimonianze delle altre persone che ho incontrato. E come ha trovato questi testimoni? È bastato lanciare un appello, una sorta di appello, al quale devo dire, insomma, il professor Caravetta nel quale mi ha aiutato moltissimo il professor Caravetta, per appunto. Alcune persone li conosceva direttamente, altre è bastato lanciare un attimo. Alcune di queste interviste sono in inglese, credo. Sono state tradotte dall'inglese. Non tutte. Una testimonianza in particolare, quella di Gina Lippis, che lavorava all'interno della Torre Nord e che è uno dei personaggi più conosciuti, perlomeno per quanto riguarda noi italiani, perché è una dei tre italoamericani sopravvissuti alla tragedia dell'11 settembre. È stata ripresa direttamente in italiano. Come pure... Quindi lei ha avuto la fortuna di poterla intervistare, e se non sbaglio è della
ha una certa relazione con Peter Garavetta. Sì, no? Credo ci sia un rapporto di parentela tra di loro, sì. Poi ci sono le testimonianze di due studenti italiani che stavano facendo un dottorato qui a New York all'epoca, nel 2001, e queste sono le uniche testimonianze, diciamo così, che ho potuto raccogliere direttamente in lingua italiana. Le altre le ho raccolte in lingua inglese e poi mi sono avvalsa ovviamente del lavoro di una traduttrice per poterle... E lei qui per continuare questo tipo di lavoro sulle due torri oppure altri impegni oggi? No, io sono venuta perché il Calandra Institute mi ha invitata ad una presentazione di questo libro che si è svolta lo scorso 27 marzo. E infatti sono molto grata al professor Tamburri che dirige l'istituto, insomma, di questa opportunità. C'era con me naturalmente il professor Caravetta, perché ormai insomma lo considero un po' il mio mentore dentro questa impresa, ma anche perché sono venuta anche per curare, diciamo così, un primo approccio, una prima promozione di un nuovo progetto della mia casa editrice che prevede, appunto, noi stiamo per partire con una collana di ebook, quindi di pubblicazioni elettroniche, e ripartiamo esattamente da dove siamo partiti 15 anni fa, quindi dalla poesia, e pubblichiamo dei testi bilingue. Quale intervista ha trovato più emozionante o più veritiera o più vicina alla torre, dire che una delle guardi delle non quali. È difficilissimo dire quale può essere stata la testimonianza più toccante, perché ognuna di queste storie ha dentro un grande specialissimo dolore. Ognuna di queste persone ha vissuto quel momento e ha vissuto quell'esperienza con tutto il carico che della vita che aveva portato fino a quel momento. Le tragedie della storia purtroppo sono così, sì. Accadono in dei momenti della nostra vita in cui può essere quello momento buono o cattivo, ma non abbiamo purtroppo facoltà di scelta rispetto a questo. Tutte queste storie sono cadute nella vita di queste persone in un momento particolare e in qualche modo le hanno cambiate, le hanno stravolte. La mia personale convinzione è che chiunque abbia vissuto l'esperienza dell'11 settembre ne è uscito irrimediabilmente trasformato. Mi può dire, è una storia da cui non si torna indietro. Mi può dire un po'... Mi può dare un po' l'impressione che ha fatto agli italiani in quel tempo, perché non si sa, di qua è un po' troppo lontano l'Italia. Com'è stata quell'esperienza? L'emozione è stata grande, devo dire che l'emozione in Italia è stata grande, cioè non solo per chi come me ha sempre amato gli Stati Uniti, l'America, quella città di New York. L'emozione è stata veramente grande per giorni e giorni, oltre che ovviamente per quella che era la portata storica mondiale dell'evento, ma per giorni e giorni le televisioni, i giornali, tutti gli organi di informazione hanno assicurato una copertura dei fatti che era praticamente 24 ore su 24. Noi abbiamo vissuto, e probabilmente questo è quello che è accaduto a tutto il mondo. Sì, per ragione della televisione. Esatto. Però qui, per esempio, si parla dell'accaduto e si è creato un'atmosfera nazionale della difesa per la protezione, che non si riveli un'altra volta. Però la critica delle ragioni per le quali questo è successo qui non si parla tanto ancora. E in Italia c'è stata un po' di critica negativa su questo, insomma c'è gente che ha detto se la meritavano, qualcosa del genere. Sì, questo sì è accaduto purtroppo, e penso che sia accaduto un po' dappertutto. Questo è accaduto e c'è stato chi ha immediatamente sposato quella teoria del complotto che vedeva, o perlomeno immaginava, supponeva che potesse esserci un ruolo della stessa America, degli stessi Stati Uniti all'interno dei fatti. C'è stato un filone giornalistico, diciamo così, che ha lavorato intorno a questo e attorno ai materiali che avevano prodotto qui negli Stati Uniti d'America, quelli del 9/11 Truth Movement. Io personalmente non sposo alcuna teoria, nel senso che, per quanto mi restino dei dubbi, come penso a tutti, riguardo a quelle che sono le conclusioni a cui è arrivata la commissione d'indagine del Congresso americano,
non ho nessuno strumento per poter affermare una cosa o il contrario. Quindi la cosa che mi interessava soprattutto attraverso questo lavoro era il piano umano della vicenda, il dolore personale delle storie, delle persone che sono state coinvolte dentro gli eventi. Va bene, e adesso che si è parlato della critica italiana che c'è stata, e qui forse c'è stato meno, ma eventualmente ci sarà, credo che... vogliamo parlare dell'idea o del tema del mai più. Lei parla molto, abbastanza chiaramente, varie volte, il fatto del mai più. Perché? È questo qualcosa personale oppure crede, perché anche c'è stato nella storia il fatto del never again, degli ebrei, eccetera. Never more, c'è anche il corvo di Edgar Allan Poe che continua a ripetere never more. Dunque sì, in questo caso qui diciamo che il riferimento è un riferimento di ordine personale. In questo lavoro io l'ho scritto che avevo, o perlomeno l'11 settembre, c'è questo aspetto di o adesso o mai più, disperata la storia, va bene sulle torri perché ormai è disperata la storia perché il singolo episodio racconta anche dell'altro. Io appunto ho atteso 40 anni e oltre per poter arrivare in America, avrei potuto farlo prima, avevo un sogno e l'ho lasciato lì. E lei ha altri libri in mente da scrivere su New York? Sì. Ho in mente una storia ed è una storia tutta newyorkese. Qui c'è una colonia molto crescente degli italiani che scrivono in America. Lo so, sì, apprezzo molto. Mi piacerebbe parlarne di più di questo, però infatti il nostro programma è finito. Alla prossima volta. Va bene, speriamo presto allora. Grazie a lei.